Non vi aspettavate un video commento, e invece... Sono ritornati! Daniele Cosenmander, Isola de Mander. Daniele Cosenmander, Isola de Mander. Cuccia, ammetto che è stata dura non fare video commenti. Il mio cervello ha assuefatto da video brutti, è entrato in astinenza. Ed eccoci qui. Spostiamoci subito nel Montenegro. Parabonzi bonzi. E andiamo ad esplorare l'arte di Ekrem Jevrić Gospoda, un montenegrese americano. So che sembra strano, ma la gente tromba con chi vuole. Il video comincia con questa imitazione di Giovanni Storti nel periodo d'oro di Pdor, figlio di Khmer. E dopo varie incertezze sull'abbigliamento, il nostro campione comincia a cantare. E New York grado. Bene, partiamo alla grande. A parte il fatto che nelle immagini di prima sembrava molto più carismatico, ma cosa sta guardando? Perché sembra che qualcuno lo stia osservando con del giudizio. Cosa c'è dall'altra parte? Ah, ecco cosa c'è. Beh, questo almeno mi fa intuire tutto il resto del senso del video. Cuccia posso, posso. Cuccia, cuccia posso, posso. Praticamente Ekrem entra in una lotta conflittuale con se stesso, in cui comanda il cane di stare a cuccia. E poi gli chiede subito il permesso di poter fare qualcosa. Cuccia posso, posso. Cuccia, cuccia, cuccia posso? Ma non siate così fantasiosi. Non pensiate che la canzone cambi più di tanto. Al di là del fatto che ci siamo spostati a New York, il testo rimane lo stesso. Cuccia posso. Posso, posso, cuccia, cuccia. Per l'amor di Dio, ogni tanto accenna qualcosa di diverso. Ma poi si ritorna sempre al cuccia, cuccia, posso. Che a questo punto credo che sia il ritornello. E lasciatemi dire: il ritornello più carismatico del mondo. Cuccia, posso, posso, cuccia, cuccia, posso, posso, cuccia. Signor regista, come possiamo rendere il video più interessante e accattivante? Fatelo guidare per 10 minuti senza cantare. Ma ne è sicuro, signor regista? Ho detto fatelo! E ci mettiamo una musica piacevole come questa? No, no, tutt'altro. Metteteci qualcosa che sembri un trapano che sta sfracellando dei testicoli. L'unica cosa che mi viene in mente quando guardo questi video è: chissà cosa cazzo pensa il mio vicino quando mi sente ascoltare queste canzoni a ripetizione. Intrighi e passioni. Quello che stiamo per vedere non sarà un video musicale, ma una produzione tutta italiana. Vi dico, quando mi avete segnalato questo video ho volato altissimo. Si tratta di una fiction amatoriale chiamata appunto Intrighi e passioni. Ammetto di non averne mai sentito parlare, ma ora che la conosco la pretendo assolutamente su Netflix. Questa è la presentazione del cast. Ta-da! Buongiorno, siamo tornate! Yeah! Siete contenti? Non vi conoscevo, ma sono già felice. Ed ora la nuova puntata della terza stagione di Intrighi e Passioni. Tre stagioni? Non perdetela, mi raccomando. Ciao. Ta-da! Seguiteci. Ciao. E poi boom, si parte durissimi con il dramma. Una persona innamorata può fare questo e altro. Hai giocato molto sporco con la persona sbagliata e per questo devi pagare. Metti giù quell'arma. Un uomo con la pistola alla fronte con tutta la calma di questo mondo. Mettila giù. Cioè, io sarei stato tipo con il moccio al naso, immerso nelle lacrime e nelle mutande piene di merda ad urlare. Ti prego, non farlo! Lui invece è un vero uomo serafico. Mettila giù. Forza, abbassala. Poi una voce salva la situazione. Caroline, cosa stai facendo, Caroline? Sarà morto? Ha sparato al tizio? Caroline, ma che spavento, mamma! Ma che cazzo di reazione è? Oh, Caroline, ma che spavento! Oh, mamma! Questa è la reazione che ha uno quando gli dici: cacchio, non ho chiuso il gas! Oddio, davvero? No, scherzavo. Ma che spavento, mamma! Non è la reazione di uno che sta per compiere un omicidio. Comunque, leggiamo il copione e diciamo la prossima battuta. Elizabeth, tranquilla. Non mi vado a rovinare per un bastardo come lui, per un uomo di pochi valori. Secondo voi, come ci si deve rivolgere ad una persona che stava per commettere un omicidio? Caroline, dammi la pistola, è finito tutto. Dammi questa pistola. Vieni qua. Abbracciami. Grazie. Stupida, Elizabeth. Stupida. Basta, queste cose non devono più succedere. Mi stavo rovinando per una persona che non ne valeva la pena. Basta, adesso tranquillizzati. Andiamo a casa. Andiamo a casa, andiamo a casa. Che da come hanno montato il video sembra che abitino su una stazione lunare. Andiamo a casa.
Andiamo, sì, a andiamo, casa. Andiamo. Amici, vi assicuro che potrei andare avanti per delle ore perché ogni fottuto secondo di questa serie è un capolavoro. Scusa, cercavo proprio te. Oh, Elizabeth, buonasera, dimmi. Ma forse tu non ti sei resa conto di quello che poteva capitare quella sera? Ma mi fermo qui, non voglio spoilerarvi niente, ma nella descrizione di questo video troverete il link a tutta la serie. E alla fine del mio video potrete andarvi a gustare la migliore serie del mondo. Mica! E come non concludere il ritorno dei video commenti con qualcosa di rumeno? In molti in questi mesi mi avete chiesto che fine abbia fatto Sandu Ciorba. Purtroppo non lo so, ma credo di aver trovato sua moglie. Cominciamo subito con delle sexy allusioni erotiche come piacciono a noi. Pazzesco vedere come la Romania di campagna sia rimasta imprigionata negli anni 70. Quando mio nonno era in vita e da piccolino mi portava al mare, nella sua macchina si sentivano sempre musica 7 di mazurka anni 70. E probabilmente sono affezionato a questa musica rumena perché suona nello stesso fottutissimo modo. Non si può criticare questa canzone perché sono comunque canzoni tradizionali. Però del video, insomma, del video ce n'è da dire. Vi giuro, per 5 minuti di video non abbiamo nient'altro che questa povera pazza che gira con una gomma che piscia acqua per un giardino. Basta! Nient'altro! Cazzo, sei un genio! Come ti viene un'idea di questo tipo? Voglio fare un videoclip. Ok, dove? In un prato. Ah, e cosa succede? Niente. No, qualcosa deve succedere. Piscio acqua in giro da una gomma. Ok, canta. Oggi non avrei potuto chiedere video migliori. Sono Daniele da Selmatere, se il video non vi è piaciuto... Ma che spavento, mamma. Vi ricordo che nella descrizione di questo video troverete tutti i link ai video che avevo fatto vedere in questa puntata. E soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale. Vi mando tanti cari saluti, un bacione alla mamma, California. E noi ci rivediamo martedì con un nuovo Daniele fa cose e venerdì con un'altra puntata. Ciao! C'è una ragione che spiega questa gran comunità. Da 10 anni 100 ragioni ci dà per continuare a ridere.